Papà Gianni sarebbe stato sicuramente contento di vedere tanti ragazzi giovani appassionati di cucina e di servizio in sala, pronti a spiccare il volo nel mondo della ristorazione. All'Istituto Einaudi è stata consegnata la prima borsa di studio intitolata Gianni Fontana, patron della trattoria Gabbiano di Corte dei Cortesi, scomparso nel 2019. Una gara in cucina a squadre. Consiste praticamente nella realizzazione di gnocchi. Non abbiamo dato un primo piatto, un secondo da fare con gli gnocchi, ma loro avevano ampia scelta di fare anche un dessert, come sta succedendo questa giornata. E abbiamo praticamente poi creato dei gruppi di lavoro di squadra, cucina e sala, e dove si stanno cimentando nell'abbinare al cibo il vino. Possiamo sapere le ricette che stanno realizzando? Gnocchi con patate viola, e poi ci mette dentro un formaggio che è il taleggio, e ci mette anche dello speck. Gnocchi alla parigina fritti, che è un dessert, praticamente con cioccolato fondente. E poi abbiamo un altro tipo sempre di gnocchi come primo piatto, gnocchi di patate gialle classiche, realizzate con salsiccia, una salsa allo zafferano. Sì, siamo contenti, siamo felici di questa cosa. Sono due ore che guardiamo i ragazzi lavorare, ci stiamo divertendo tanto, vediamo tanta passione, tanta collaborazione, e siamo molto contenti. In cosa consiste la borsa di studio? La borsa di studio consiste in una parte in denaro che verrà donata appunto ai ragazzi come premio, ma soprattutto la parte più interessante e consistente è in questo corso di alta formazione, di specializzazione che potranno fare a Castalimenti a Brescia, post diploma, quindi per perfezionare poi le proprie competenze e soprattutto per seguire le proprie passioni. Dopo il concorso interno alla scuola, i piatti delle tre squadre finaliste sono stati assaggiati con attenzione dalla giuria, formata dalla famiglia Fontana, tre professori e la dirigente dell'Einaudi, che hanno valutato anche l'abbinamento con il vino. Decretare i vincitori non è stato facile. La squadra che ha vinto è quella formata, dico il nome dei due ragazzi, giusto? È quella formata, quasi come un duetto radiofonico, da Michele e Andrea.